sono diverse manifestazioni. Anzi. Sì. Ringrazio Stefano Fava, che tutto è possibile queste cose. E lui è l'artefice di Logandia tutto, la comunicazione. Ringrazio Vice Sorriso, Giustino Cito, Demetrio Solace, tutti voi, Pax, tutti voi, grazie, grazie, grazie. E allora, dicevo, si inizia da grande. Ringrazio Florinda, tutti qua. Sente spiritualmente, e cioè il più grande filosofo italiano del Novecento, che ha segnato una svolta fondamentale in tutta la cultura mondiale, non soltanto, anzi più nella cultura mondiale che forse nella cultura italiana, almeno per certi aspetti, sicuramente a tutti i livelli, nell'ambito dell'estetica, nell'ambito della filosofia, della politica. Io in questo breve intervento voglio intanto sottolineare il fatto che in questi 70 anni intercorsi dalla sua morte, dopo una rapida indagine, ma rapidissima, non diciamo puntuale o filologica, come dovrà essere comunque in futuro, abbiamo verificato che sono stati pubblicati sul pensiero di Croce in questi 70 anni all'incirca 700 volumi, al ritmo di 10 l'anno, potremmo dire, ma ripeto, l'indagine è stata molto sommaria e si riferisce soltanto ai volumi, non ai saggi, agli articoli, che sono veramente infiniti e ci vorrebbe una vita per andarla a pescare tutti, soprattutto a livello internazionale. Questo ci ha convinti a ripristinare, ma ve l'avevo già accennato nel nostro incontro precedente, la gloriosa rivista di studi crociani che l'allievo diretto di Croce, Alfredo Parente, aveva fondato nel 1964 e che ha diretto fino al 1984, anno della sua tragica scomparsa. Bene, ripristinare un luogo di incontro, un agorà, dove discutere liberamente il pensiero di Croce, oggi mi sembra estremamente importante e fondamentale, soprattutto estremamente attuale. Il pensiero di Croce è attuale sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista etico, che dal punto di vista della storiografia, ma soprattutto oggi è particolarmente attuale dal punto di vista delle riflessioni che lui ha svolto intorno alla scienza, alle scienze. Questo è un paradosso, soprattutto in Italia, no? Perché in Italia, già dalla prima metà del Novecento, ma soprattutto nella seconda metà, si è diffusa l'opinione, che è diventata un luogo comune, di un Croce svalutatore della scienza, nemico della scienza e così via. Ora, a parte la considerazione banale, esteriore, che questo discorso, questa accusa a Croce è stata, diciamo, lanciata, ripetuta, ribadita anche per motivi ideologici soltanto in Italia, perché a livello internazionale nessuno ha osato pensare che Croce avesse l'intenzione di sminuire un'attività così importante come quella scientifica. Oggi, a conti fatti, 70 anni dopo, andando a ripercorrere con attenzione la storia delle scienze, perché poi le scienze sono, vanno intese al plurale, non c'è una scienza in generale, non esiste, è la fisica, la biologia, la chimica, la matematica e così via. Andando a ripercorrere la storia di queste discipline,
di queste scienze fra 800 e 900, ecco, scopriamo, tra virgolette, naturalmente, che Croce era riuscito genialmente ad anticipare dal punto di vista epistemologico e dal punto di vista filosofico tutto quello che i grandi scienziati filosofi del Novecento, quelli che hanno rivoluzionato la scienza classica, hanno scoperto sul campo a mano che svolgevano le loro ricerche. Naturalmente l'analisi che Croce svolgeva aveva un collegamento diretto con i due grandi scienziati dell'Ottocento, che gli sono stati maestri e ai quali lui direttamente ha attinto. Questi scienziati che per un lungo periodo sono stati anche loro, soprattutto in Italia, vilipesi e non criticati, perché criticati sarebbe stato fa parte dialettica. Rispondono al nome uno fisico universale, Ernest Mach, quello che, tanto per intenderci, per dire che era una persona seria, è stato il primo che ha misurato la velocità del suono, e il suono noi adesso lo definiamo Mach 1, Mach 2 e così via, no? E quindi un fisico di tutto rispetto, che ha insegnato la fisica ad Einstein, perché Einstein si è formato, per sua esplicita dichiarazione, su un testo che per la prima volta presentava la fisica a tutti, senza il gergo terroristico e formulistico che i fisici tradizionalmente usano, tanto è vero che questo testo in quattro volumi si intitolava Letture scientifiche popolari, cioè con un linguaggio aperto a tutti. Da lì, tra l'altro, Einstein non solo si avviò a rivoluzionare la fisica elaborando le due teorie della relatività, ma si convinse dal punto di vista epistemologico, e lo dichiarò ripetutamente, che qualunque formula scientifica si può esprimere meglio in parole, in concetti, con un'argomentazione. La formula è una descrizione, diciamo, più comoda per fare certe operazioni, ma è un concetto scritto invece che in linguaggio corrente, con delle formule cifrate che naturalmente poi interpretano gli addetti ai lavori. E questo era il primo riferimento, diciamo, di Croce. Il secondo riferimento era un matematico fisico, spirito universale, Henri Poincaré, un francese, il quale prese atto, diciamo, del fatto che agli inizi dell'Ottocento un gruppo di matematici stravaganti aveva compreso che la geometria euclidea non solo non era la struttura interna della realtà, lo scheletro della realtà, come diceva Galilei, o la mente di Dio, come diceva Cavaglio, ma che era un modo di descrivere nostro, diciamo, comodo alla realtà. Tant'è vero che c'erano possibili alternative altrettanto valide. Un'idea che rivoluzionò, scombussolò la matematica dell'Ottocento, portò a delle liti furiose tra i matematici, e alla fine vinsero, per un certo periodo, oscurando questo aspetto, coloro che eliminarono, cioè cercarono di eliminare dal dibattito la geometria, dicendo che era troppo intuitiva, che bisognava avere occhi e disegnare, quindi farla materialmente per comprenderla, cercarono di eliminare dallo statuto ontologico della matematica la geometria a favore dell'aritmetica. Celebre un testo di Frege intitolato Aritmetica e Logica, nel quale questo matematico lanciava vituperi, ingiurie
incredibile contro tutti i suoi colleghi che accettavano le geometrie non euclidee. Forse non è un caso che fosse antisalita, razzista, insomma che avesse tutte le peggiori qualità etiche. Ecco, questi due maestri di Croce gli insegnarono appunto che la scienza di Galilei e di Newton era un modo descrittivo, un modello, ecco, con cui descrivere la realtà, ma che non corrispondeva affatto alla realtà stessa. E per l'altro verso, l'altro gli insegnò che il modo di misurare la geometria, di misurare il nostro pianeta, di misurare la Terra o l'universo, poteva essere quello seguito, rettificato di Euclide, o quello a curva dei geometri non euclidei, ma nell'un caso come nell'altro si trattava di due modelli altrettanto plausibili, tanto è vero che Einstein elaborò la sua teoria della relatività generale utilizzando la geometria non euclidea a curvatura di Riemann. Allora, questo, diciamo, le fonti di Croce. Che cosa si deduceva? Che cosa deducevano questi, diciamo, due autori e Croce in linea con loro? Che l'immagine meccanicistica, ripetitiva, fatta di leggi eterne del mondo, immutabili e così via, definibili da Galileo e Newton, era solo un'immagine, non c'entrava nulla con la realtà. Tanto è vero che il sistema newtoniano che aveva completato, diciamo così, il percorso iniziato da Copernico, Galilei e Keplero, finiva per essere un sistema in cui si trascurava l'elemento fondamentale che caratterizzava il Sole, cioè il fatto che il Sole emanasse energia, quindi vita, possibilità di vita sul nostro pianeta, e che fosse una sorta di fornace chimica, di fornace atomica che si autoalimentava, cioè eliminava semplicemente, aveva eliminato dalla descrizione del sistema solare il calore, l'energia, cioè l'elemento fondamentale. Perché lo aveva eliminato? Perché tutti gli scienziati classici avevano eliminato dalla loro indagine il calore, non riuscivano a capire cosa fosse. Diciamo, del calore non parliamo, facciamo finta che non ci sia. Fra 800 e poi 900 si scopre che se ogni corpo è esteso e resa estensa, come diceva Cartesio, ha anche intrinsecamente una quantità di calore, maggiore o minore, ma nessuno può togliere completamente il calore a un corpo. Quando noi diciamo che il trasforma in tecnologia, e neanche vogliamo sapere questi meccanismi. E quindi questa dicotomia del pensiero, delle due culture, di una divisione insanabile per cui o sei da una parte o sei dall'altro, mi sembra che abbia senza dubbio una motivazione. Ma raccogliendo le idee per questa tavola rotonda di cui appunto il professor Gelmillo ha scelto l'inclinazione, la declinazione da dare, mi sono resa conto da alcune affermazioni che Croce non ha detto esattamente. Era un'intervista. No, era proprio dentro il convegno. No, era un'intervista sul treno di ritorno da Bologna. Allora, venendo dal convegno, ha scritto il giornalista. Allora, scritto il giornalista, infatti non mi coincidevano i fatti con questo discorso che senza dubbio Croce pone una distinzione tra la filosofia e le scienze,
e lo pone non tanto per gli oggetti che, che la filosofia e le scienze separatamente indagano, quanto per le competenze e la diversità e la differenza dei metodi di cui esse fanno uso e che caratterizza l'una e le altre. Quindi Croce non svolgeva una polemica contro le scienze, che naturalmente è molto più deflagrante e anche più populista, no? In quanto tali, ma contro una concezione filosofica che pretendeva di estendere i metodi classificatorio, astraente, generalizzante anche alla filosofia. Pretesa che questi metodi avevano portato avanti sulla base del processo epistemologico, che era anche una pratica di pensiero che in quegli anni, cioè come si impara e attraverso quali meccanismi si impara. In occasione della terza edizione della Logica come scienza del concetto puro, nel 17, ricordando la temperie culturale degli anni 1904-1905, Croce scriveva: quando questo libro, cioè La logica del concetto puro, fu la prima volta pubblicato, cioè nel 1904-1905, parve a molti che esso fosse, in guisa precipua, una assai vivace requisitoria contro la scienza. Quindi a distanza di 12 anni, 13 anni, Croce aveva avuto la sensazione, il polso, che quel libro fosse stato recepito in parecchi punti come una requisitoria contro la scienza, e invece pochi vi scorsero ciò che era soprattutto la finalità del libro, una rivendicazione della serietà del pensiero logico di fronte non solo all'empirismo e all'astrattismo, ma anche alle dottrine intuizionistiche, mistiche e pragmatistiche e a tutte le altre che travolgevano col positivismo ogni forma di logicità. L'intento principale del libro, dichiara Croce, era proprio quello di insistere con forza e convinzione sulla specificità del metodo della filosofia, che non poteva rinunciare a dei capisaldi metodologici come era il metodo concreto o kantianamente il metodo sintetico a priori. E infatti Croce scrive: chi non accetta la sintesi a priori è fuori della strada della filosofia moderna, anzi della filosofia tout court, e deve sforzarsi di trovarla o di ritrovarla se non vuole bamboleggiare con l'empirismo, stilinquire col misticismo o annaspare nel vuoto dello scolasticismo. Quindi quella di Croce non era una lotta contro la scienza, ma era una lotta in nome e per conto della logica della filosofia, che lui poneva come elemento essenziale di conoscenza dell'oggetto filosofico e di qualunque oggetto in generale. Grazie. Da fare, però a questo punto voi avete dato un taglio proprio su questa dimensione del problema della scienza, della conoscenza e così via dicendo. Io vorrei dare un quadro più generale di quello che è la possibile attualità, forse sarebbe meglio dire in attualità, perché è un pensiero che diventa classico, che diventa permanente nelle nostre possibilità di trovare strumenti che ci aiutano a leggere la realtà, perché in fondo i filosofi questo vogliono fare, aiutarci a leggere la realtà. E all'inizio del millennio è stato scritto un libro interessante che si intitolava Benedetto Croce, il maestro abnorme, perché non è stato un maestro che ha avuto allievi nel senso tradizionale del termine,
ma in qualche misura, proprio per la reazione che si è avuta alla morte di Croce contro di lui, ha intriso una cultura dei suoi insegnamenti per cui anche persone che apparentemente non volevano condividerlo si trovavano pieni di crocianesimo. Mi ricordo un aneddoto che raccontava il nostro comune maestro di uno studente che una volta andò da lui: professore, io non la penso come lei, ma quando vengo a lezione mi convince ogni volta, quindi non vengo più a lezione. Alla fine, in certa misura, questo è capitato anche a Croce. Pensiamo però a quali sono le grandi tappe e i grandi temi del pensiero crociano. Innanzitutto il primo grandioso problema è quello di combattere una cultura, perché tutte le filosofie si radicano nel proprio tempo, una cultura con la quale andava in stretta rotta di collisione un pensiero filosofico che era intriso di storia, di quella storicità che la scienza, come ci ha ricordato il professore Gembilla, aveva espunto e tentava di espungere malgrado la termodinamica introducesse il tempo irreversibile anche nella descrizione scientifica. Il vero grande problema di Croce all'inizio è il problema della conoscenza. Il problema della conoscenza contro il positivismo, che si declina nell'affrontare due grandi temi, che poi saranno i temi che lo accompagneranno per tutta la vita: la storia e l'arte. Il problema della storia all'inizio deve essere scorporato dal tentativo positivistico di fare della storia una scienza, perché a quel punto la storia diventerebbe semplicemente un meccanismo, conoscendo le regole del quale potremmo automaticamente prevedere meccanicisticamente il futuro. Il primo passaggio di Croce è collocare la storia all'interno dell'arte. E questa ha un'importanza proprio per quel discorso sulla conoscenza che vi stavo facendo, perché la storia è conoscenza, non c'è dubbio, ma l'arte non è sempre stata intesa come conoscenza. Si stanno gettando i semi di quella che sarà una grande filosofia innovativa che libererà le diverse forme di attività del nostro spirito, dell'essere umano, da rapporti gerarchici meccanici. La storia, seguiamo un filologico, pigliamo con questo primo argomento. Beh, la storia sotto il concetto generale dell'arte dura poco. La tesi di Croce è che quando si sussume, quando si spiega il particolare con una legge universale, si fa scienza; quando il particolare vive di per sé e ci interessa nella sua concretezza, si fa arte. Siccome la storia non ha queste leggi, ma si occupa di ciò che Alcibiade fece o fu, per citare Aristotele, la storia deve essere arte. Ma l'arte ha un qualche cosa che non si addice alla storia, all'immediatezza. L'arte deve muovere l'emozione, deve arrivare direttamente. Croce lo capisce abbastanza presto e quindi finisce con il collocare la storia sul versante della conoscenza logica. È il grande esito della logica del 1909, la logica come scienza del concetto puro, dove è vero che si parla di sintesi a priori logica, ma la sintesi a priori logica è un aspetto ancora puramente teorico, è la definizione che poi va calata nella realtà. Il kantismo di Croce è un po' un equivoco da questo punto di vista, perché è vero che usa questa espressione, ma è una sintesi a priori che è stata completamente rivisitata alla luce della filosofia di Hegel e che quindi è stata totalmente trasmutata. Che cosa porta questo discorso? Porta a dire che la sola conoscenza possibile è un giudizio in cui l'universale e il particolare vengono messi assieme, un universale che si fa concreto. E portare alla massima espressione quello che già Hegel ci aveva detto: non c'è un iperuranio dei concetti, ma i concetti vivono soltanto nella concretezza in cui noi li riusciamo a individuare in un determinato momento storico. Non esiste la rosa bella per eccellenza, ma esiste questa rosa bella, quest'altra rosa bella in un determinato momento, perché la prima è appassita dopo un certo tratto di sole. La conoscenza di tipo storico, la conoscenza mediata in cui noi un soggetto mettiamo in comunicazione con un predicato, ha questa struttura: soggetto individuale, predicato universale. Ed è l'unica forma in cui noi possiamo avere conoscenza.
Ecco l'attacco alla scienza e il senso dell'attacco alla scienza e della lettura che gli scienziati diedero di quell'attacco, perché chiamare i concetti scientifici pseudoconcetti significava: guardate, quando voi li mettete nei manuali siete fuori dalla dimensione della conoscenza, state facendo un'altra cosa, state facendo una schematizzazione che può essere utile, ma l'atto conoscitivo è sempre individuato, è sempre un giudizio individuale, dove a un soggetto si aggiunge un predicato universale. Giudizio quindi storico, per questo radicarsi nel tempo. E da qui l'identità di storia e filosofia dal punto di vista logico, conoscitivo. Croce nell'ultima pagina, in una delle ultime pagine della logica, dirà: se proprio vogliamo distinguere logica e filosofia, dobbiamo dire che facciamo filosofia quando ci occupiamo del predicato, facciamo storia quando ci occupiamo del soggetto. L'unica forma di conoscenza è quindi il giudizio storico. Un giudizio che fa sì, tanto per richiamare un altro concetto famosissimo di Croce che oggi comprendiamo meglio di quanto non venisse compreso ai tempi suoi, fa sì che tutta la storia sia storia contemporanea, perché è un'esigenza mia di conoscenza oggi che mi porta a ripensare il passato, perché se no la storia la scriverebbe una volta per tutte, se non ci fosse questo radicamento nella storia. Perché dobbiamo scrivere ancora libri su Giulio Cesare e ripensarlo continuamente? Proprio perché è un'esigenza pratica di oggi che mi porta a leggere il passato. Quale sarebbe il rischio? Il rischio sarebbe di fare diventare la conoscenza una sorta di magistra vitae, nel senso fortissimo per cui se io conosco la storia saprò come comportarmi. Croce ci dice che questo non è possibile, perché la vita è costruzione di un futuro, di quello che non è ancora. La conoscenza è conoscenza di quello che è accaduto, non si può conoscere quello che non è. Ma questo è solo un aspetto del problema della conoscenza. L'altro aspetto è quello dell'estetica, che Croce libera da qualsiasi sudditanza, dalla morale, dalla religione e così via dicendo, identificandola con l'intuizione lirica pura. Ma l'aggettivo, lo dice ripetute volte, è pleonastico, è semplicemente per marcare questa sua totale autonomia, che diventa la prima forma di conoscenza, il primo grado di conoscenza, quello assolutamente immediato. L'arte deve essere valutata per la bellezza, non deve essere valutata perché è edificante, perché ci insegna dei bei comportamenti, ci illustra dal punto di vista etico. Quello è un altro tipo di valutazione che possiamo pure fare, ma non è quello che deve qualificare l'arte, altrimenti tante opere d'arte, per il contenuto che hanno, non dovremmo... Pensate anche banalmente alle cose più recenti, alla cinematografia. Un film come Il Padrino esalta la mafia da un certo punto di vista, e sicuramente non è una cosa bella la mafia, ma il film è un capolavoro, e vedere quell'immagine di Don Vito Corleone come lo recita Marlon Brando entusiasma e ci fa sentire emozione a tutti quanti, cose che non ci fanno provare, se non in senso negativo di condanna, gli atti efferati dei mafiosi. Questo per quello che riguarda la conoscenza scandita in questi due momenti. Ma la stessa operazione Croce, che per la prima volta abolisce ogni monismo riduzionista per cui l'uomo è soltanto una parte di se stesso, a questa sfera della conoscenza Croce affianca la sfera dell'attività pratica. E anche qui opera una liberazione, anzi addirittura un'individuazione che non era mai stata fatta. La separazione fra la dimensione etica e la dimensione utilitaria. Sì, abbiamo avuto in filosofia un utilitarismo, ma era una forma di morale quantitativa, non era una individuazione che esiste un elemento egoistico che ci connota nel nostro agire, utilitaristico perché egoistico pensiamo sempre male, ed esiste un elemento morale che ci fa agire a fini universali per il bene di tutti. Questa è un'altra articolazione della nostra vita spirituale, chiamiamola come vogliamo, ma che tiene distinti gli ambiti. Ed è fondamentale perché ci fa capire come la concretezza del vivere è intrisa sempre di utilità e di egoismo, anche quando agiamo a fini morali, perché chi compie una buona azione, chi fa beneficenza, è pure egoisticamente contento di averla fatta. Quindi questa dimensione sussiste pure nell'elemento universale dell'agire. Arrivare a questo concetto di utilità
separata dalla morale, era stato possibile a Croce perché aveva nella parte finale dell'Ottocento, negli anni finali dell'Ottocento, ingaggiato una battaglia interpretativa con Karl Marx, uscendone fuori con la consapevolezza che Marx era stato, intanto ci aveva insegnato una grande cosa a tutti quanti, che non si ottiene niente se non si lotta, la dialettica applicata alla dimensione pratica, ma che se il marxismo voleva valere come canone storiografico, non poteva sicuramente valere come principio, l'economia, struttura e tutto il resto sovrastruttura, che di lettura generale della realtà. L'economico è fondamentale, ma accanto all'economico c'è la dimensione estetica, c'è la dimensione logico-filosofico-storica, c'è la dimensione etica. Da qui, quando la congiuntura degli eventi divenne particolarmente drammatica, da questa consapevolezza viene fuori il liberalismo di Croce. Croce era convinto che non si può fare filosofia 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno. Si fa filosofia quando abbiamo un problema, perché la filosofia è una disciplina anomala, non ha un oggetto, il suo oggetto è la vita, e quindi dalla vita devono scaturire dei problemi, e in quel momento, per risolvere quel problema, è corretto che io mi faccia filosofo, rifletta, cioè su questa dimensione che in quel momento per me costituisce un problema. Nel momento dell'affermarsi del fascismo, Croce si accorge che la sua filosofia, quello che aveva pensato prima, è un inno alla libertà, è un inno a contrapporsi al fascismo, ma non in nome di un ideale politico che fronteggia un altro ideale politico, in nome di un ideale metapolitico, un ideale che non ha bisogno di avere una dottrina formale, costituzionale e legislativa, ma che può abbracciare qualsiasi forma costituzionale e legislativa in un determinato momento, purché questa garantisca una maggiore libertà rispetto a quella precedente. Non è un caso che, al di là dei saggi teorici sul liberalismo, Croce faccia vedere come la libertà sia la cifra identificativa dell'essere umano, della storia degli uomini, e lo fa vedere proprio attraverso le grandi opere storiche che sono il suo impegno più forte contro il fascismo: la storia del Regno di Napoli, appena uscita per Bibliopolis, la riedizione, la storia d'Italia fino alla Prima Guerra Mondiale, e la storia d'Europa nel secolo XIX, l'opera epocale del 1932 dedicata a Thomas Mann, nella convinzione che l'ideale europeo, anche in Germania, questa fiaccola spirituale onnicomprensiva, vivesse al di là del nazismo che andava da lì a poco, 1933, ad affermarsi, e del fascismo che in Italia era già presente. Una visione quindi non politica in stretto senso utilitario partitico, ma intrisa di una sua profonda eticità, che fa dire a Croce, per esempio, che la vera uguaglianza degli uomini non è un'eguaglianza di tipo distributivo o di altro tipo banalmente quantificabile, ma è l'eguaglianza dell'essere tutti liberi. Nel momento in cui tutti saremo davvero liberi, allora saremo tutti davvero uguali, non perché ci siamo divisi meglio, quello è un altro tipo di problema, le ricchezze o il potere e così via. Allora, questi sono i grandi temi. Vorremmo stare un seminario in un anno a discutere queste cose, io ve l'ho riassunti non so in quanti minuti, perché sono stato bravo a fare partire il cronometro dagli altri, ma non ho fatto partire per me, quindi non so da quanto parlo. Comunque sono tutti temi che hanno una ricaduta assolutamente attuale. E dire che la conoscenza mediata, la conoscenza logica, filosofica, è conoscenza storica, oggi, come ci ricordava il professore Gentile, è una cosa che riconosce anche la scienza, anche quella scienza che apparentemente reagiva con Heisenberg e ci dice: noi non conosciamo la natura così com'è, noi conosciamo la natura descritta attraverso i nostri metodi, quindi tutto si ascrive a noi. Un altro scienziato che il professore Gentile ha nominato soltanto così en passant, Ilya Prigogine, ci dice che la scienza deve scendere dal suo piedistallo, perché non ha niente di diverso dalle discipline cosiddette umanistiche, assolutamente nulla, l'operazione è assolutamente identica a quella che fa il filosofo, che fa lo storico. Anzi, quello che dobbiamo capire è che abbiamo bisogno di questa complementarità
tra i saperi e non pensare che ci sia un sapere fondamentale rispetto ad altri. Tutti i saperi devono interagire per darci un quadro a 360 gradi, perché ognuno esaurisce solo la sua prospettiva e non può quindi arrogarsi di avere una prospettiva assoluta. In campo estetico non ne parliamo. Io penso la lettera che il professor Gimbillo ha voluto ripubblicare sul numero di complessità qualche anno addietro di Max Horkheimer, filosofo di Francoforte, forse fra i più lontani per chi studia da un punto di vista esteriore i sentieri della storia della filosofia del Novecento dal pensiero di Croce. Eppure Horkheimer scrive alla vedova di Croce nel 1952, quando Croce muore, dicendogli: ci ha dato un lascito fondamentale e se non vogliamo considerare le altre cose basta quello che ha fatto in campo estetico per dire che è un pensatore epocale nella storia della filosofia. E l'idea stessa di un'arte come intuizione pura, sganciata da ogni tipo di aggettivazione o di subordinazione rispetto ad altri ambiti, per esempio la troviamo in un pensatore che è assolutamente crociano ed è stato forse uno dei più grandi critici letterari americani della seconda metà del Novecento, Harold Bloom, che scrive il canone occidentale aprendo con un capitolo che è assolutamente sottoscrivibile, l'avrebbe sottoscritto immediatamente Croce, perché fa una lunga polemica contro la critica marxista, la critica femminista, la critica freudiana, cioè un'idea di letteratura che debba sottoporsi a qualche cosa di esterno all'arte stessa per essere giudicata bella, che poi è quello che Croce ci aveva detto con la grande estetica del 1902, soprattutto con le rivisitazioni fino ad arrivare alla terza edizione. La visione dell'azione, dell'agire di Croce, ecco, è un'etica, filosofia della pratica, forse il libro più sconosciuto e meno letto di Croce, non che gli altri siano particolarmente letti se non dagli addetti ai lavori, ma filosofia della pratica è stata cassata, perché in filosofia della pratica Croce ci ha detto che qualsiasi cosa noi facciamo la vogliamo fare, e prende una bella frasetta molto icastica ma efficace di Tacito: coacti tamen volunt, cioè vi possono puntare, a tutti noi possono puntare una pistola alla tempia e dire: la borsa è la vita, o la vita, ma ce ne l'ho, possiamo scegliere, io non te la do la borsa, sacrifico la vita. Quindi qualsiasi azione è sempre una nostra scelta, come diceva Dante, e Croce lo cita: volontà se non vuole non s'ammorza. Ecco, questa etica della responsabilità forse è qualche cosa di cui avremmo grandemente bisogno in un mondo che sembra sempre a responsabilità limitata, dove c'è sempre la colpa di qualche altro. Ancora l'idea di libertà di Croce, la sua religione della libertà. Scrive i libri di storia per dimostrare che il fascismo non è il destino, il punto di arrivo di una storia dell'umanità, ma per dimostrare che è una parentesi, perché la storia dell'umanità è una storia in cui forse la libertà non è stata preponderante dal punto di vista quantitativo, ma è una storia di lotta per la libertà, dalle lotte dei plebei contro i patrizi, le lotte dei comuni contro l'imperatore. Sì, non c'è la libertà, ma si è sempre lottato per la libertà, e l'idea di libertà deve restare un faro. E in questo senso Croce ci ha dato una grandissima lezione, perché ci ha detto che sulla libertà dobbiamo vigilare, soprattutto quando ci sembra di averla ottenuta, perché è in quel momento che piano piano ci viene sottratta e poi ci ritroviamo invischiati in qualche cosa che pensavamo non dovesse tornare più. E allora l'insegnamento fondamentale che ci ha lasciato Croce è questa visione di un uomo a 360 gradi, in cui coesistono l'egoismo e l'anelito etico, in cui esiste l'emozione ma esiste pure la razionalità, e tutto però non in una dimensione gerarchica ma in una dimensione di circolarità, di conoscenza e di azione. È vero, si agisce, poi si conosce quello che si è fatto quando ci troviamo in una situazione analoga, ma quella conoscenza che noi abbiamo non ci dirà esattamente come comportarci, perché l'azione è sempre creazione di qualche cosa che non c'era prima. Abbiamo un qualcosa di informazione che ci può guidare, ma non determina totalmente quello che noi andremo a fare. In questo senso
Croce ci dice, e si collega al discorso sulla libertà che va sempre vigilata, che non ci dobbiamo fermare mai, che non dobbiamo mai bloccarci, cristallizzarci in un pensiero, in una filosofia, considerandolo un punto d'arrivo o definitivo. E questo vale pure per la sua stessa filosofia. Vi voglio leggere il brano finale di Filosofia della Pratica, proprio perché da questo punto di vista sgombra ogni dubbio sull'onestà intellettuale di Croce. Scriveva Croce: l'infinito inesauribile dal pensiero dell'individuo è la realtà stessa, che crea sempre nuove forme. È la vita che è il vero mistero, non perché è impenetrabile dal pensiero, ma perché il pensiero la penetra con potenza pari alla sua all'infinito. E come ogni attimo, per bello che sia, diventerebbe brutto se si arrestasse, brutta diventerebbe la vita se mai indugiasse in una delle sue forme contingenti. E poiché la filosofia, non meno dell'arte, è condizionata dalla vita, nessun particolare sistema filosofico può mai chiudere in sé tutto il filosofabile. Nessun sistema filosofico è definitivo, perché la vita, essa, non è mai definitiva. E concludeva: in questo significato la verità è sempre cinta di mistero, ossia è un'ascensione ad altezze sempre crescenti che non hanno già mai il loro culmine, come non l'ha la vita. Ogni filosofo, alla fine di una sua ricerca, intravede le prime incerte linee di un'altra che egli medesimo, chi verrà dopo di lui, eseguirà. E con questa modestia, che è delle cose stesse e non già del mio sentimento personale, con questa modestia che insieme fiducia di non avere pensato indarno, io metto termine al mio lavoro, porgendolo ai ben disposti come strumento di lavoro. Qual è la consapevolezza che trasuda da queste parole? Che tutto è immerso nella storia, che la realtà è storia e nient'altro che storia. E forse questo è quanto di più attuale ci sia della riflessione crociata.